meno male ha smesso di piovere, va. Evidentemente questa perturbazione c'è un'estensione ben maggiore di quella che aveva predetto ieri sera il colonnello dell'aeronautica. Molto più profonda. Vabbè, comunque sia. Allora, forza bambini, forza, ritorniamo un po' col giochino. Allora, chi vede prima un contadino, 5 punti. Chi vede prima un cavallo, 10 punti. Chi vede prima un campanile, 15 punti. Com'è la situazione? Io 70, Antoluca 20. E la mamma? Zero. Zero? Ma, da su, un po' d'entusiasmo, no? È un giochino istruttivo soprattutto per i bambini, no? Un po' di chierica, dai! Forza col contadino? Forza col campanile? Ehi, ma che succede qua? Che succede? Niente, riprende tutta la macchina sulla destra. Mi raccomando, vai piano fuori. Andiamo piano sì, aspetta che adesso accosto. Porca miseria, ma questa è l'anteriore destra, eh. Anteriore destra, come voleva si dimostrare? Porco giudaccio infame. Vabbè, adesso comunque senza farci prendere dallo sconforto, vediamo immediatamente di individuare dov'è la colonnina di emergenza più vicina. Ma cosa c'entra la colonnina, Furio? Ma per il servizio di soccorso ASCI? Magda, sveglia di tesoro! Ma Furio, per una gomma? Magda, è un nostro diritto chiamare, un loro dovere arrivare. D'accordo? Anto Giulio, passa un po' il binocolo a papà. Una è qua. L'altra è là. Sembrerebbero tutte e due equidistanti. Tuttavia, se si considera che da qua c'è una leggera salita, qua scende leggermente in declivio, forse da qua guadagno 3-4 metri. Aggiudicato! Allora, Magda, fammi una cortesia intanto. Piazzami il triangolo d'emergenza a circa 13-14 metri da qua, d'accordo? Al lavoro, forza! Uno, due, tre, 10, 20, 100, 1000. Ma basta. Serve aiuto, signore? No, grazie, non c'è bisogno. Mio marito è già andato a chiamare l'ACI. Ma cos'è, una gomma? Sì. E chiama l'ACI per una gomma? Ma gliela rimetto io in 30 secondi. Ma guardi, è meglio di no. Non si disturbi, nessun per piacere. Disturbo. No, ma cosa ti dico, mio ciao, marito, bambini! No, non si disturbi, sia gentile. Ah, no, no. La prego. Non si preoccupi, ci vuole un istante. Ma ah, eccola qua. Mettiamo qui. Sì. Ma cosa ti dico mio marito adesso quando arrivo? Eh beh, gli dice che è un signore molto gentile, l'ha vista in difficoltà e allora si è fermato e le ha fatto questo omaggio. Anche questa è fatta. Ecco fatto. Ha visto che è stata una sciocchezza? Mi spiace, si è sporcato tutto. Dispiace più a me che non posso darle la mano per presentarmi. Comunque mi chiamo Raul. Le prendo un po' d'acqua? Grazie, Magda. Come lo sa il mio nome? Credo di sapere già abbastanza di lei. No, non si spaventi. È che l'ho sentita chiamare da suo marito, però... Posso? Permette? Mi dia la mano. Lei non è una donna felice, vero? Ma cosa dice? Comunque la ringrazio molto. Me ne vado. Tanto la strada è lunga, ci rincontreremo, no? Ma che fa? Mi cammina sul cerchione? Ma che è, pazza? Fermati, fermati. Ma chi si fa? Ma cosa da pazzo? E tu gli devi dire no grazie.
Buon limite, aspetti che torni prima mio marito. Ma Furio, ma io gliel'ho detto. Ma lui ha insistito tanto, è stato talmente cortese. E poi non capisco, ma che male c'è? Che male c'è? Te lo spiego subito che male c'è, immediatamente. Che mi fai fare una figura barbina con quelli dell'ACI. Oh, ma chi divento io, l'uomo che gridava al lupo al lupo? Abbi pazienza, Marta. Furio, ma perché non ce ne andiamo? Cosa ne sanno chi è stato a chiamare? Brava! Continuiamo sempre a ragionare come fai te, così l'Italia andrà sempre di più a rotoli. Che guaio che hai combinato, Magda, che guaio. Adesso io che gli racconto a questo? Cosa fai, Furio? Rimetti la gomma bucata. Ma per forza, Magda, è l'unica soluzione. Ne sai trovare un'altra? Non la troverai mai. Vai! Non ce la faccio più!